dopo il pomeriggio, se vuoi che gli ultimi 6 minuti si No, noi sicuramente non ci aspettavamo che la partita finisse così, anche perché si è visto il risultato, secondo me, bugiardo, perché siamo rimasti in galla fino alla fine. Poi episodi, 2 palle inattive, tempi supplementari ci hanno un po' spezzato le gambe, però secondo me ci siamo giocati la nostra partita fino all'ultimo, anche fino al 90esimo meritavamo qualcosa in più, e poi dopo prendere gol a freddo all'inizio del secondo tempo supplementare sul calcio piazzato è stata una bella mazzata. Beh, tutto dopo il gol che abbiamo preso su palla inattiva, secondo me. Se noi non avessimo preso gol su palla inattiva ci saremmo giocati la nostra partita fino alla fine, secondo me. Anche perché era piena di capovolgimenti di fronte, sia nella parte che dall'altra. E abbiamo avuto anche l'occasione con Floro Flores di fare gol subito dopo il terzo gol del Catanzaro. Quindi secondo me ci siamo giocati la partita fino alla fine. È vero che mister Ginesti, insomma, anche dopo l'esperienza di Bisceglie, compie ancora su di te la piena vicinità. Com'è per te, in questo attacco pieno di qualità, di esperienza, anche di storie importanti, di carriere calcistiche importanti, come ti vedi questo attacco? Beh, sicuramente è un'occasione per migliorare, imparare tanto, perché sia da Gigi che da Floro Flores c'è da imparare molto. Io sono al servizio alla squadra, quello che mi viene richiesto di fare, quello faccio. Poi è un onore per me giocare con giocatori di questo calibro e sarà importante per la mia crescita sicuramente.